primo punto, Paolo. Poi ovviamente alterneremo, anzi vabbè, in televisione ci diamo del lei rigorosamente. Pomicino, certo. La prego, mi aiuti a capire. Senz'altro, signora. Esatto. Il primo punto è, poi noi incrociamo anche la questione sanitaria, che non è per niente affatto irrilevante, anzi è parte di questa crisi. Paolo Cirino Pomicino conosce Draghi. Draghi, dopo essere andato da Fico e dalla Presidente Casellati, dal Presidente Fico e dalla Presidente Casellati, decide di incontrare Conte. Quanto è il rituale e quanto è dentro il Draghi che Pomicino conosce? Prego. Beh, è il rituale, ma è anche figlio della contingenza di un paese che attraversa quelle tre grandi crisi che ha indicato il Presidente Mattarella. E Draghi è uno che è vissuto sempre in prima linea. Io l'ho conosciuto quando il governo Andreotti, del quale io facevo parte come ministro del bilancio, lo nominò direttore generale del Tesoro, sì, al posto di Sarcinelli. E abbiamo lavorato insieme dai primi giorni del 1991 fino alla metà del 92. E avevamo un'abitudine comune, quella che ogni mese Draghi, Carli, io, Monorchio, ragioniere generale dello Stato, e Ciampi ci riunivamo per monitorare sia l'andamento della finanza pubblica sia l'andamento dell'economia reale. In quelle riunioni mensili c'era uno scambio di idee e vedevo che Draghi, al di là della competenza tecnica di Direzione Generale del Tesoro, aveva una sensibilità politica che ha dimostrato poi anche negli allora negli però Pomicino, lei ci sta raccontando cose che in qualche maniera profilano Draghi come l'espressione, e qui vengo alla maniera in cui lo definirebbero il Movimento 5 Stelle, l'espressione di un'elite, il che può tradursi per Draghi in un problema rispetto ai numeri, perché anche Draghi i numeri li deve trovare. Allora, glielo vuole dare un consiglio a Draghi? Perché ad esempio, faccio il riassuntino delle posizioni fino a qui espresse, Franceschini ha fatto l'appello al Movimento 5 Stelle, votate Draghi, vota Antonio, adesso sto semplificando, ma questo è. I 5 Stelle per ora dicono no con Crimi, Di Maio non pervenuto, e questo pure è un elemento. Alessio, ci sono altre sì, agenzie? Sul Movimento 5 Stelle, come ricordavi tu, Vito Crimi ha detto che il governo tecnico è un governo freddo, non è in grado di fare riforme che stanno a cuore ai 5 Stelle, però si stanno smarcando su posizioni più dialoganti, nell'ordine Carla Ruocco, l'ex ministra Giulia Grillo e adesso un altro parlamentare che si chiama Filippo Gallinella. Vabbè, e quindi ci sono alcuni... Ascoltiamo e decidiamo, senza contare Emilio Carelli, che è 5 Stelle, che ieri ha formato insomma la sua corrente. Che però è passato, ha detto in una zona di centro ma... destra, quindi in opposizione. Ok, allora dico questo, Pomicino, semplicemente per dire che poi non sarà una passeggiata e quindi cosa si può consigliare a Draghi, considerato che i numeri appunto si scontrano col fatto che il Movimento 5 Stelle ha numeri molto larghi alla Camera e anche al Senato? Prego. Ma l'idea che Draghi deve far passare a tutti i partiti, e gli stessi partiti dovrebbero rapidamente comprenderlo, forse anche da soli, che il governo Draghi offre al sistema politico italiano un tempo necessario per riparare e riassestare l'attuale sistema politico, che purtroppo ha determinato due fallimenti in poco più di 10 anni. Una volta ha chiamato Monti, oggi è costretto a chiamare Draghi. Quindi Draghi non è un loro competitors. Draghi è un signore che presiederà un governo difficile in un momento difficile, ma che offre al sistema politico italiano il tempo per riorganizzarsi e per ritrovare quelle culture politiche smarrite da oltre 30 anni. Quindi è un aiuto, non è un competitor. È un aiuto, non è un competitor. È evidente che se questo passa